Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. In questa puntata raccontiamo le donne, incontreremo Margherita Bui e Alba Rohrwacher che ci sveleranno Tre piani, il nuovo film di Nanni Moretti, un condominio in cui convivono gioie, dolori, speranze, e poi Aretha Franklin. Come sono nati questi brani indimenticabili, quanto è stata importante la religione per lei, e ancora il mito di Coco Chanel, il profumo Chanel numero 5 compie, pensate, 100 anni, e la sua storia si intreccia in qualche modo anche con la storia del cinema. Ma cominciamo con la prima protagonista, la prima donna di questa puntata, un'attrice giovane e già lanciatissima. Si chiama Matilda De Angelis e ha appena ricevuto a Napoli un nastro d'argento speciale per le grandi serie internazionali. Lei ha esordito giovanissima 5 anni fa con Stefano Accorsi, adesso si trova ad Hollywood a lavorare con Hugh Grant e Nicole Kidman. In mezzo c'è stato un David, anche la partecipazione al Festival di Sanremo e tante tante altre cose. Allora voliamo sul tappeto rosso di Napoli per le grandi serie internazionali, scopriamola insieme ai protagonisti di queste serie che sono sempre più vicine al cinema e sempre più presenti nel cuore di ognuno di noi. Era un po' di tempo che lo aspettavo, un premio per la serialità in Italia. Voglio dire, abbiamo dei riferimenti anche esteri dove la serialità è premiata e strapremiata, anche perché ormai, voglio dire, la qualità è la stessa, gli attori sono gli stessi, non c'è più questa divisione, quindi avete fatto bene, aveva senso. Io sono d'accordo. Pensavo un po', preparando questa intervista, in 5 anni, 6 anni, è cambiato tutto? Cioè, che avevi talento si era capito subito, però, insomma, c'è stato un booster, come si dice all'americana. Come la vedi tu, Matilda? Non lo so, io lavoro più o meno sempre allo stesso modo da 7 anni, come dicevi tu, a questa parte. Probabilmente è successo qualcosa a un certo punto, ci sono dei progetti che ti aiutano in un qualche modo ad emergere un po' di più rispetto ad altri. Però voglio dire, quello che c'è sotto è sempre la stessa persona, è sempre la stessa interprete, è sempre la stessa energia, lo stesso lavoro. I genitori alla Reardon possono essere un po'... Sì, già. Ma... molti sono davvero gentili, sono persone carine, persone gentili. Ma tu sei la più gentile. È vero. Senti, ma Hollywood, come detto così sembra una... però io sono veramente curioso di saperlo. Non posso ancora dire di conoscere Hollywood, non sono così... quello che hai visto tu. Inserito. Per quello che ho visto io, in realtà la cosa molto bella è che quando poi ti trovi sul set in mezzo a queste star hollywoodiane che siamo tutti abituati a vedere solo al cinema e in televisione, ti senti immediatamente a casa. Il cinema alla fine è sempre lo stesso, il paese è sempre lo stesso, si parla una lingua diversa, magari ci sono tempi, dinamiche diverse, ma in realtà le cose che si creano all'interno di un set con la troupe e con gli altri attori sono identiche a quelle che vivi in qualsiasi paese. Comunque Nicole Kidman e Hugh Grant, insomma, io l'ho intervistati, quindi li ho incontrati solo per qualche minuto, però è sempre una bella emozione, molto, no? Trovarsi, sì, insieme, no? Sì, anche perché sono delle persone splendide, dei grandi professionisti, quindi è molto molto facile e molto piacevole lavorare con loro, devo dire. Senti, ma è vero questa cosa che quando hai fatto il provino ti ha aiutato tuo fratello a scrivere? Sì. Questo me la racconti, com'è andata? No, allora io molto spesso quando faccio i self tape li faccio con mio fratello, perché spesso ci troviamo a casa insieme in quel momento. I self tape per me sono una cosa
inquietante, io non amo farli e quindi li devo fare con qualcuno con il quale sono abbastanza in confidenza. Mio fratello è una persona con, chiaramente sono molto in confidenza con mio fratello, per cui spesso mi aiuta lui. Poi è un bravo regista, comunque mi dirige bene, mi dà buoni consigli. Fa anche l'attore, no? Sì, fa anche l'attore, quindi insomma mi aiuta proprio nell'esecuzione. Quindi quella volta eravamo insieme quando abbiamo fatto quel provino. E poi è andata bene, ti sei persa Garrone per fare la serie, però ne è valsa la pena, no? Insomma. Io penso che alla fine tutto ha un senso nella vita, tutto quello che accade, le cose belle e le cose brutte, quindi doveva andare così, non era evidentemente il ruolo per me, dovevo fare altro. Quindi in pratica non sono abbastanza bella per un ritratto? No, non è quello che ho detto. Però è quello che penso. No, tu... c'hai in te una qualità che è molto difficile da definire, tutto qui. Troppo tardi. Invece Leonardo, no, ti ha avvicinato a grande successo e poi ti ha avvicinato anche al pubblico che ti conosceva già. Sì, era tanto che non facevo una serie comunque per la TV popolare, ecco. E Leonardo mi sembrava il progetto giusto per ricominciare a fare una televisione sempre di qualità. Io venivo da Tutto può succedere, 3 anni con degli attori grandiosi, e questa volta comunque mi si era palesata l'opportunità di recitare di nuovo in inglese, quindi approfondire anche la lingua con un regista che stimo tantissimo, Dan Percival, è un regista fantastico, con degli attori anche lì fenomenali, quindi mi sembrava veramente la cosa giusta da fare. E poi c'è la passione per la musica, perché insomma tu hai iniziato con questa band dei Rumba de Bodas, hai girato tutta Europa per 5 anni. La chitarra e il violino è ancora la tua passione o la coltivi soltanto in privato? Com'è? No, la coltivo molto in privato. Diciamo che sì, sono cambiate tante cose da quella volta là di cui stai parlando. Sì. Ora anche quando rivedo i video scalza a suonare il violino ad Amsterdam mi fa molto ridere. Però è stato bello, no? No, è stato fondamentale. Io ho imparato che cosa voleva dire stare davanti al pubblico e performare grazie a loro. Quindi per me è stata una palestra incredibile di tutto. Mio fratello è un ex pilota. Ma guarda come a Luna Park! Mi alleni tu. Cos'è sto collo? Sto qua è il collo di un colibrì. Liberatela con la testa! Vola! A proposito di palestra, sicuramente anche veloce come il vento, no? Tra l'altro Stefano è tra i premiati oggi, sì, no? Insomma, so. Vi sentite ogni tanto? Siete rimasti, eri la sorellina? Sì, esatto. Sì, guarda, spesso quando si fa l'attore, quando si è attori, ma in generale nella vita, spesso è difficile, no? Mantenere i contatti, vedersi. Roma poi è grande, dispersiva, ma, e non siamo mai a Roma a lavorare, però devo dire che io e lui ogni volta che ci vediamo è proprio come se non fosse passato un giorno. Avevamo veramente stretto un bellissimo rapporto, proprio pulito, intenso, bello sul set. Giorgio, te vivi in un mondo tutto tuo. Ma il mondo non è tutto tuo, ricordatelo bene, che non l'hai costruito te come la macchina. Allora forse dovrei... Fare cosa? Costruire un mondo tutto mio. Senti, a proposito di emozioni e di verità, io mi sono molto emozionato quando hai vinto il David, sai? Anche tu mi sa. Io stavo morendo. Hai detto pure. Lì esce proprio la mia incapacità a fingere, non sono una brava attrice normalmente. È un premio importante. Molto importante. Poi c'è la cosa più terribile per me, che quando sono tornata a casa ero quasi dispiaciuta, ho detto oh mio Dio, ho vinto un David, adesso devo essere brava, devo essere veramente brava perché ho vinto un David. Quindi all'inizio insomma è una responsabilità vincere un David a 25 anni, devo dire sì. Sanremo lo rifaresti? Sì, dai, come si fa a dire di no? Sì, forse sì. No. No, lo rifarei, sì, lo rifarei. Mi sono molto divertita, lo rifarei. Sì.
Senti, io ho letto da qualche parte e poi ci salutiamo, che tu dici sempre quello che pensi. Secondo me è una cosa molto bella ma anche molto pericolosa. Tanto vorrei sapere se è la verità e poi insomma... Sì, io dico quello che penso e alle volte ne ho pagato lo scotto e poi diciamo che un po' crescendo ho capito anche che non è sempre giusto in qualsiasi circostanza, in qualsiasi situazione. Perché alle volte anche un silenzio così elegante è la cosa migliore. Però se interpellata io dico sempre quello che penso. E anche secondo me la verità conviene dirla sempre. Ha detto molto spesso la verità e ha pagato spesso un prezzo alto per questo anche la protagonista della storia che stiamo per raccontare. Lei è Aretha Franklin. Ha firmato brani indimenticabili come Respect, Think, non so se li ricordate. Brani che nascono da fatti precisi della sua vita, una vita fatta di successi ma anche di dolori e in cui la fede ha svolto un ruolo fondamentale in più di un'occasione, l'ha salvata. Guardate. Ci sono tanti buoni motivi per vedere questo Aretha, intanto per capire come sono nati brani indimenticabili come Respect. Il tema è quello del rispetto delle donne, spesso vittime di violenza anche in casa. How is Aretha doing? Just doing alright. Just alright. Cantare è sacro, tesoro, e non devi farlo solo perché qualcuno te lo chiede. La cosa più importante è che tu venga trattata con dignità e rispetto. In principio però c'è una bambina con la voce di donna, figlia di un reverendo, Aretha cresce nella fede. Il film svela un abuso subito da piccola che le segna la vita, così pure un clima di violenza che respira da giovanissima in casa in cui si troverà a fare i conti anche da adulta. Non manderai tutto all'aria, hai capito? Signore e signori, Miss Aretha Franklin. Aretha le prese con la musica. Alla voce, ma le manca una sua identità, le mancano i successi. Alle prese con gli uomini, il padre che ne vuole imbrigliare il talento, il compagno che questo talento lo intuisce ma non riesce ad indirizzarlo. Ho un singolo, è di una ragazza nuova, si chiama Aretha Franklin. Finché Aretha inizia a camminare da sola, trova la musica ma perde se stessa, inghiottita dai demoni di un doloroso passato. A salvarla sarà proprio la fede, quella ricevuta da piccola e riscoperta da adulta, come dimostra un brano, Amazing Grace, e un documentario realizzato in quegli anni e restaurato di recente. Venuti i brividi. Grazie alla brava Jennifer Hudson, quella di Aretha è una vicenda illuminante, anche se con qualche buco di sceneggiatura, ed empatica. Una riflessione sulla forza e al tempo stesso sulla debolezza dell'essere umano, ma anche sulla sua formidabile unicità. Adesso ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità e poi torniamo. A Effetto Notte ci sono Margherita Bui, Alba Rohrwacher che ci raccontano il nuovo film di Nanni Moretti. Insomma, Margherita Bui non è la prima volta che lavora con questo regista e sul set ne sono successe un po'. Restate là, ci ritroviamo tra pochissimo. Pronti? Vai! Dora! Dora, che succede? Non ti devi mettere qua perché sennò viene male. Bentornati, adesso andiamo a incontrare Margherita Bui e Alba Rohrwacher che sono le protagoniste del nuovo film di Nanni Moretti, Tre piani, un condominio in cui convivono gioie, dolori, speranze, ma anche perdono e redenzione. E Margherita Bui ha già lavorato diverse volte con Nanni Moretti, è la quarta volta che si trova sul set con lui e proprio da questo parte la nostra intervista, guardate. Pronti? Vai! Dora! Dora, che succede? Non ti devi mettere qua perché sennò viene male. Allora, così. Dora! Che succede? Non voglio stare senza... Davvero, schifo, non lo so fare così! Alcune persone non ci avevano mai lavorato, adesso dirò una cosa non carina, però io sì, per cui gli dicevo, guarda che lui è così, non lo sapevate? Che vuol dire? Cioè, quindi, no, perché io lo conosco, insomma, lo conosco, lo so quanto lui chieda a un attore, quanto rigore ci mette, quanto sia faticoso, poi il risultato è quello, cioè, bellissimo, però il lavoro con lui è tanto, cioè, è impegnativo. Io ormai lo so, però mi faceva ridere perché intorno a me c'erano tante...
spero così tutti i giorni, dico sì, tutti i giorni e anche i prossimi, insomma. Per cui, no, vabbè, però è un'esperienza, io lo conosco, lui mi conosce, quindi ormai certe cose sono già... non ce le dobbiamo neanche dire, ecco. Pronto? Sì, sono io, è mio figlio, sì. Renato è guasto. Si dimentica sempre tutto, a volte anche come si chiama. E forse non dobbiamo lasciarla più. In questo condominio c'è praticamente tutto, no? Perché se la vogliamo chiamare la famiglia umana, ecco, un po' c'è. Perché ci sono gioie, dolori, sorprese, segreti. Io partirei un po' da questo, no? Ed è questa forse un po' la chiave anche appassionante di questo film, no? Sì, 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 beh, insomma, è un condominio, è un po', insomma, il racconto di... universale del mondo, cioè di chi siamo, delle nostre solitudini, di spazi così piccoli che racchiudono, che non comunicano tra di loro. Questo anche è terribile. Storie di tutti, perché tutti, chissà quanti segreti si nascondono nei nostri condomini, nelle nostre case, nei nostri mondi così chiusi, così ermetici, cioè perché nessuno poi vuole indagare, anzi più ti sta vicino una persona più non ne vuoi sapere, più ti dà fastidio, più la odi, più... E questo è un po', vabbè, quello che ci accade. Giustamente, diceva Nanni, quello che abbiamo passato con questo anno e mezzo di chiusura totale, forzata, ecco, è un po' emblematico, perché questo film invece racconta proprio il fatto che non si può stare da soli, non si può. Ecco, bisogna aprirsi agli altri. Abbiamo sbagliato tutto. Questi anni senza di lui sono stati orribili. Non si può costringere una donna a scegliere tra il marito e il figlio. E io ho scelto. Ormai mi sto abituando. Anche se a volte, dopo un po' che stiamo sole io e lei, senza parlare con nessuno, comincio a sentirmi strana e mi faccio paura da sola. Questo film ti racconta di quanto sia importante il senso della comunità, perché questi personaggi da qualche parte la negano, la comunità, nel senso che sono isolati nelle loro problematiche, nelle loro vite, nei loro piccoli o grandissimi drammi. Si fa tanto per i figli, però poi questi figli non solo non vengono come si vorrebbe, ma spesso, cioè, è veramente un rapporto doloroso perché distonico, no? Questa è proprio una famiglia dove i silenzi o qualcosa che è successo in quella famiglia ha creato qualcosa di completamente diverso da quello che poteva essere il figlio di questi due. Quindi questi due si ritrovano ad avere un figlio che proprio è il contrario di quello che loro volevano. Ma questo può succedere, quindi bisogna anche saperlo affrontare. Amore, ci sono soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi, prima di parlare fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. Vi abbiamo visto sui social, su Instagram, no, con questo video, cos'era, Mahmood, no? Ah, vabbè, quello era per la Nina, che di notte c'ha questi, ecco, sì. L'emozione di essere a Cannes, gli 11 minuti di applausi, insomma, Alba, no? Anche questo fa parte del film, è stato un po' un piccolo film nel film. Dici Beh, tutto l'abbiamo seguito anche con curiosità e interesse anche noi. Sì, allora, quell'episodio di Canoro che ci ha riguardato è stato divertente sia farlo, sia poi vederlo montato tutti insieme. Ma devo dire, la cosa più bella, emozionantissima, è stata alla fine della proiezione a Cannes, l'11 luglio, 3.000 persone oggi, diceva Nanni, non sapevo che in quella sala ci fossero 3.000 persone, ci hanno accolti con un amore, un calore che io non avevo mai visto e mai sentito, né a Cannes né in nessun altro festival, e quindi è stata davvero una sensazione meravigliosa e anche liberatoria dopo tanta attesa, perché il film era pronto da un anno e mezzo. Eh.
E adesso in questa puntata dedicata alle donne parliamo di Coco Chanel, il profumo Chanel numero 5, uno dei profumi più famosi del mondo, quest'anno compie 100 anni ed è stato creato e lanciato dalla stilista Coco Chanel. Lei era orfana, era stata abbandonata dai genitori, eppure è riuscita ad imporsi come stilista nel mondo della moda che decisamente ha rivoluzionato, ma più in generale come donna, quindi è stata l'immagine di una donna capace di prendere in mano la propria vita e di cambiarla. Ma cosa c'entra il profumo Chanel numero 5 con il cinema? C'entra e ci dice tutto la nostra Roberta Franzoni. Ci sono dei profumi che hanno fatto la storia. È stata Marilyn Monroe a rendere famoso in tutto il mondo Chanel numero 5, quando in un'intervista dichiarava di andare a letto indossando soltanto due gocce di questa fragranza. Here I am, there you be, miles and miles away from me. Compie 100 anni il primo profumo creato da una stilista, Coco Chanel. Era il 1921. È un principe russo della famiglia dei Romanov che si deve l'incontro di Coco Chanel con un profumiere francese di origine russa che le propone una serie di boccette e lei sceglie la numero 5. Solo un numero, il bianco e il nero, un semplice falcone da laboratorio e il tappo a forma di diamante ispirato a Place Vendôme sono gli elementi che hanno reso questo profumo un'icona pop, che da Marilyn poi ha sempre stretto un forte legame con il cinema, arruolando come testimoni alle attrici più belle e fotografi e registi di fama. Lauren Hutton, Catherine Deneuve negli anni 70, Carol Bouquet volto anni 80 e 90. Il regista di Moulin Rouge usa la stessa ambientazione del musical e la stessa protagonista, Nicole Kidman. Passeport, s'il vous plaît. Jean-Pierre Jeunet, regista del film Il favoloso mondo di Amélie, usa la sua protagonista, Audrey Tautou, per la campagna in cui le scene più belle sono ambientate sull'Oriente Express. L'ultimo film è quello che ci porta sulla luna con l'attrice premio Oscar Marion Cotillard. Tutti film che raccontano storie d'amore, per farci sognare almeno, ancora. E con questa immagine bella ed emozionante, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Effetto Notte torna la prossima settimana subito dopo il film. Mi raccomando, vi aspetto.